Punto 9, che poi diventa 1, proposta del Consiglio di 5 Stelle concernente installazione del sistema Wi-Fi per i pubblici comuni locali. Prego. È del canto fuori, ma adesso è l'ultimo. Sì, la sostanza della mozione che il Movimento 5 Stelle oggi propone è quella di, appunto, di installare la rete Wi-Fi in tutti i luoghi pubblici, appunto, non so, i parchi e compagnia di più, insomma, i parchi, nelle zone, le piazze, anche perché ormai ci sono un sacco di servizi in rete, quindi ci sono un sacco di persone che accedono alla rete continuamente. Noi crediamo che un paese avanzato abbia la possibilità, cioè dia la possibilità di, appunto, nei luoghi pubblici, di connettersi al sistema, alla rete tramite Wi-Fi. Niente, la domanda è molto semplice, io chiedo appunto che l'amministrazione si attivi, se è possibile, insomma, nei tempi anche brevi, secondo me, insomma, ormai c'è un po' dappertutto, e appunto sono nei luoghi pubblici. Questo è quanto, non c'è niente di particolare, insomma. Per quanto riguarda il sistema informatico in generale, in questo caso diciamo anche la diffusione attraverso internet di quello che riguarda la vita comunale, quindi, e quant'altro, penso che sia giusto portare avanti anche un discorso di wifi, soprattutto anche qui nel municipio e intanto anche nella piazza, per vedere anche come sta funzionando. Noi avevamo nel programma questo punto e quindi, diciamo così, il primo edificio pubblico ad essere fornito di wifi è stata la biblioteca comunale Cesarco. Quindi, diciamo così, il passaggio successivo potrebbe essere quello del municipio, della piazza, e poi andando avanti, vedendo anche il funzionamento, perché è vero che in alcuni paesi, in alcune città c'è già la wifi, però dipende il funzionamento come esercitato. Per esempio a Verona c'è una wifi, un privato ha dato la disponibilità. Sì, c'è il sistema che sembra Guglielmo. Sì, ecco, quello lì per esempio è un sistema che io non ho provato, ma alcuni cittadini che lavorano nella città di Verona mi hanno detto che inizialmente andava molto bene, si prendeva più o meno dappertutto, poi non lo so cosa è successo e praticamente adesso non funziona neanche bene. Oltretutto mi sembra che la facciano anche pagare 10 euro, mi sembra, o giù di lì. In altri paesi, tipo quelli della Brigata, oppure quelli dove c'è turismo, chiaramente sarebbe una cosa che penso che sia a vantaggio di tutti dare questo servizio. Cioè, prendiamolo proprio come un servizio che il paese dà, una gentilezza che il paese dà a diffondere questo tipo di informazioni. E quindi, se l'utente nostro potrebbe essere il turista, mettiamo che magari fosse un paese turistico, penso che sarebbe una cosa che sarebbe già stata portata avanti anni fa. Noi arriviamo comunque ai giorni nostri, quindi un anno fa, più o meno un anno e mezzo fa, è stata installata in biblioteca, andremo avanti con questa strada, col comune e la piazza. Vediamo anche le ditte che si propongono, vediamo anche che siano servizi efficienti, perché come tu sai i collegamenti sono importanti, la comunicazione è molto importante, però c'è molta confusione ancora in Italia. Io anni fa cercavo, per dire un esempio, che in Ogara fosse fornita di fibra ottica, perlomeno la zona industriale, ebbene, dopo infinite ricerche, quando si riusciva a capire dove arrivava questa benedetta fibra ottica, adesso sappiamo che arriva nella zona industriale di Ogara. Alcune aziende hanno già richiesto, per esempio, l'allazzamento. Ecco, vengono portate avanti da Telecom in questo caso, ma poi non può fare un discorso chiaramente di concorrenza, non può fare pubblicità. E quindi alla fin fine vengono le varie ditte, no, private a proporsi a diversi prezzi. Ecco, quindi quello che è un discorso di comunicazione sull'esterno penso che sia quindi importantissimo, ma penso che sia anche importante averla a un certo prezzo, possibilmente basso, e di darla gratuitamente a più utenti possibili. Quindi per me può andare bene. Buonasera a tutti, anzi. Allora,
solo per dire che mi trovo favorevole a questa mozione, sono personale anche del nostro gruppo, perché comunque va nella logica dello sviluppo delle reti che ormai, soprattutto anche per i nostri ragazzi, per i nostri giovani, sono diventati strumenti fondamentali per tutte le loro attività, le attività non solo professionali, ma anche di studio e ricreative. In particolar modo ho condiviso molto la proposta sotto il profilo della dotazione degli edifici pubblici, in particolar modo della biblioteca, nel municipio è guardato una rete wifi che sia accessibile, e soprattutto la biblioteca per i ragazzi che possono essere molto bene. E quindi sostanzialmente, visto che in questo senso si va nella direzione di volete ottimizzare e migliorare quello che è il sistema di fruizione di tutto il sistema che viaggia ormai verso le reti, la nostra è una posizione a favore di questa mozione, chiedendo all'amministrazione di voler prevedere già al bilancio del prossimo anno, se possibile, la previsione di una decisione di velocemente c'è il sostegno a questa mozione anche da parte del nostro gruppo consigliare, ma nella stessa direzione che è stata comunque detta più volte, di un processo comunque di informatizzazione globale che va dal sito del comune a quant'altro, perché sappiamo, e lo vedrete anche nelle attività di tutti i giorni, che soprattutto in alcuni uffici evidentemente demografici, ma senza tralasciare gli altri, tanta burocrazia che comunque richiede anche dispendio economico, nel senso che un dipendente che si trova a fare qualcosa che potrebbe essere fatto comodamente da casa con altri mezzi, è chiaro che è un costo che potrebbe essere anche utilizzato, ottimizzato in altri modi. Quindi il fatto comunque che anche questo possa andare ad incentivare comunque un utilizzo anche del sistema informatico, non solo a scopo ludico, ma anche a scopo comunque effettivo di diminuire il dispendio anche per l'amministrazione pubblica in termini di tempo e quant'altro, penso che sia assolutamente da proporre. L'abbiamo visto a Verona, vediamo anche noi in una provincia, che ovviamente sono metodi che comunque anche per gli stessi turisti, magari può essere relativo il caso qua da noi, però vengono molto apprezzati perché comunque si dà un servizio alla popolazione non da poco. Gli esempi qua attorno ce ne sono ancora, quindi il fatto, come diceva anche Oliviero prima, che già dal prossimo bilancio ci si possa ragionare su, credo che verrebbe dato, soprattutto per le fasce comunque più giovani della nostra popolazione, ma è tutto anche relativo, perché ormai comunque l'accesso a internet riguardo meno male, un attimino tutti o tanti, comunque può essere sicuramente un bel segnale che questa amministrazione potrebbe dare e magari fare anche da capofila per i paesi della bassa, regione della bassa non ha parte. Sicuramente è un aspetto positivo soprattutto per i giovani che hanno un sistema di comunicazione anche sul telefonino e sullo smartphone abbastanza avanzato. Volevo solo ricordare, come già è stato detto, che per quanto riguarda la biblioteca è già presente, perché era stato fatto quando eravamo, diciamo così, ad amministrare, e poi è stato portato avanti da lui con successo, quindi penso, presumo, sia anche qui che sia una cosa positiva.